Hai mai fatto un bel sogno, quelli belli per davvero? Tra poco più di 24 ore su questo palco della BCC Arena di Fano andrà in scena il live show intitolato L'Invisibile. Dunque la città di Fano è pronta ad ospitare un altro grande artista italiano, Marco Masini. Masini che sarà protagonista della serata ma insieme al noto cantautore fanese Luca Vagnini. Ciao Luca, allora state proprio finendo le ultime cose e ultimi preparativi per dar vita domani sera a questo spettacolo tanto atteso. Sì, esatto, domani sera veramente non vediamo l'ora di fare questo grande spettacolo per tutti i fanesi insieme a Marco e speriamo che venga tanta gente, che sarà veramente, anche se il tempo vorrà, una bellissima, bellissima serata. Dunque il pubblico potrà anche ascoltare i vostri grandi successi. Sì, i grandi successi di Marco e i miei due dischi, il primo e soprattutto l'ultimo che è appena uscito, e tutto lo spettacolo sarà poi coreografato dal balletto di Titti e Ghemo e la Dance Academy. È possibile ancora acquistare i biglietti? Sì, assolutamente. Allora, il botteghino del teatro e nei punti di vendita Live Ticket e anche direttamente all'arena qui domani sera. In caso di maltempo è possibile rimandare la serata? Sì, purtroppo segna che potrebbe anche piovere il pomeriggio. Se non piove il concerto si farà, altrimenti si rifarà sicuramente nei giorni e nelle settimane seguenti. Luca, senti, in questi giorni sono emersi alcuni problemi per quanto riguarda l'organizzazione degli eventi, musica troppo alta, quindi restrizioni di decibel eccetera. Voi avete avuto difficoltà nell'organizzazione? Ma guarda, innanzitutto ci tengo a precisare che insomma sono vicino all'organizzazione dello Sport Park, perché è una cosa che purtroppo una città come Fano, che può dare tanto e deve dare tanto a noi cittadini, non possono accadere queste cose. È un po' difficile veramente portare degli eventi grossi a Fano. C'è un po' poca collaborazione, ho trovato, per farvela chiara, ho trovato tanti manifesti staccati nonostante avessimo avuto il permesso, e alcuni posti che non li hanno voluti attaccare nonostante io comunque li ho pagati e abbiamo avuto tutti i permessi per farlo. Quindi dobbiamo cercare di vivere e credere che Fano può fare grandi eventi. Domani sera sicuramente riuscirete a dimostrarlo, in bocca al lupo. Domani sera, per quello che ci riguarda, è un grande evento. Io ce l'ho messa tutta, abbiamo fatto di tutto e di più, quindi niente, vi aspetto veramente domani sera alle 21 qui all'Arena di Tre Ponti, in zona Chiaruccia, a Fano.